Abbiamo detto quindi del diffondersi della peste, abbiamo studiato, diciamo in maniera molto sommaria, la peste come malattia, quindi ci siamo dati anche dei riferimenti di tipo scientifico, epidemiologico e così via. Oggi va molto di moda, per carità, io poi sono del tutto ignorante, dunque mi sono limitato a darvi delle indicazioni generiche, no? E la cosa interessante, quindi anche di grandissima attualità, è vedere come la società del tempo, come l'uomo del tempo ha reagito di fronte al fenomeno della peste. Facendo il confronto con l'oggi, è uno studio di tipo, a questo punto non ha più nulla a che vedere con la virologia, l'epidemiologia, con le scienze mediche o le scienze naturali, ma ha a che vedere con le scienze sociali, con le scienze sociali. Le scienze sociali sono fanno parte del genere più ampio delle scienze umane, vanno a studiare le strutture mentali, le strutture culturali, cioè il modo in cui la società, la massa o i singoli individui si confrontano, producono visioni del mondo che tendono a farli, diciamo, confrontare, a fargli elaborare quello che stanno vivendo. Si parte sempre da situazioni di tipo emozionale, sentimentale. Noi uomini funzioniamo così, cioè la ragione, il pensiero consapevole. Prima stavamo parlando appunto di consapevolezza o meno, perché il sapere di non sapere, o il sapere di star facendo qualcosa di buono, o il sapere di star facendo qualcosa di cattivo, è sempre una questione di consapevolezza o di autoconsapevolezza. Allora, il sapere razionale, o più o meno razionale, è qualcosa che ha a che vedere con i sentimenti, con le emozioni primarie, e le due emozioni primarie che hanno a che vedere con la politica, con la società, con il nostro modo di stare al mondo sono, da che mondo è mondo, per l'appunto, la paura e la speranza. La paura e la speranza. Quindi di fronte ad un evento più o meno catastrofico, come può essere appunto un'epidemia, no? O la pandemia di oggi, la prima emozione che dobbiamo gestire a livello sociale e che poi politicamente deve essere gestita si chiama chiaramente paura. Paura che, ripeto, non è soltanto un fatto individuale, ma diventa un fatto sociale, complessivo e relazionale, perché la paura non riguarda soltanto il singolo individuo, ma anche il modo in cui il singolo individuo si confronta con l'altro. D'altra parte, la speranza è fondamentale per far fronte alla paura e per tentare, ecco, di proseguire in una vita degna di essere vissuta. Quindi noi reagiamo o fuggiamo, quindi ci facciamo vincere dalla paura di fronte ad un pericolo concreto, non so, una fiera, un animale feroce, oppure ci armiamo di coraggio e di speranza e l'affrontiamo in maniera più o meno, ecco, coraggiosa, predisponendoci all'attacco, che poi sono, come dire, le istintualità fondamentali che l'uomo condivide con gli altri animali, no? Che avevano anche i nostri antenati che vivevano, diciamo, cacciatori, raccoglitori che vivevano nelle foreste e così via. Adesso parliamo dunque di una società assolutamente sofisticata, quale quella medievale, la nostra oggi forse ancora più complessa, ma insomma sono gradi di complessità diverse, ma sempre di persone si parla. E allora le categorie culturali del tempo, ovviamente, ma ne stiamo parlando dall'inizio dell'anno, sono di tipo religioso, quindi le chiavi di lettura sono di tipo religioso, oggi sono prevalentemente di tipo scientifico, al punto che abbiamo trasformato o corriamo il rischio di trasformare la scienza in una forma di dogmatismo, di religione, e spesso è avvenuto in questa maniera, no? Con parole d'ordine non verificate e così via. Comunque, l'uomo medievale ragiona per categorie religiose. E dunque la peste che si abbatte sulla società europea è un morbo decisamente devastante. Non si parla di percentuali dell'1%, dello 0,5%, del 2% di vittime, si parla di percentuali elevatissime, 50-60%
La peste polmonare produce ancora più vittime, si passa da uomo a uomo, quindi immaginatevi una vera e propria catastrofe, cioè intere famiglie che vengono sterminate, bambini, donne, vecchi, insomma la società ne esce completamente sconvolta. E dunque di fronte ad un fenomeno così profondo, così grave, come reagisco? Da una parte il punto di riferimento è Dio. Allora, vedete quel bipolarismo che dicevo prima, no? Bipolarismo, ovvero bene e male. Bene e male li considero due elementi separati, li reifico, cioè do realtà, trasformo in qualcosa di ontologicamente rilevante, cioè che è nella realtà quella che è la categoria personale, intima della moralità. Il bene e il male nell'agire, lo trasformo in un principio ontologico, lo reifico, capite? Lo concretizzo. E allora, il bene lo concretizzo, lo reifico, lo personifico in Dio, che è padre, è più o meno buono, ma anche decisamente severo. E allora, se io sgarro, se io faccio il male, Dio, padre, onnipotente, buono, disposto al perdono, ma anche severo, verso chi erra e chi, come dire, rimane nell'errore in maniera maliziosa, chi non si pente, ecco, Dio somministra delle punizioni. Ce lo possiamo aspettare da un padre buono ma severo. Dunque punizione divina, la peste come punizione divina. Ho sbagliato e devo pagarne le conseguenze. Io cristiano, uomo cristiano, i peccati sono sempre all'ordine del giorno, no? La lussuria, piuttosto che la corruzione, piuttosto che il malcostume, eccetera, eccetera. Oppure no, non può essere Dio. Dio in ultima istanza è buono. Io Dio me lo immagino come un padre misericordioso. Ha mandato il figlio a morire sulla croce per noi. Ma come può permettere così tanto male? Ma va bene. Io posso aver fatto del male. Io posso aver commesso adulterio, posso aver rubato, ma il ragazzino innocente. Come mi spiego la morte del ragazzino innocente? Tra atroci sofferenze portate dalla peste nera. No, quella non riesco a spiegarmela attraverso Dio. Dunque, per non compromettere la figura di Dio, vedete, tutto questo attraversa in maniera più o meno consapevole la mente dei più, no? Allora c'è il diavolo che non mi vuole punire per un male che io ho commesso, ma è egli stesso, il diavolo è il principio del male, quindi si diverte a fare il male, si diverte, è la sua funzione, il male. E lui il peccato in sé per sé, mi capite? Dunque c'è il nemico, il diavolo, Lucifero, il diabolos, diaballo, colui che è stato scagliato, gettato via, l'angelo ribelle, precipitato al centro della terra, no? Come sapete, il precipitare Lucifero al centro della terra ha aperto una voragine e ha creato la montagna del purgatorio, secondo Dante, no? Sull'emisfero meridionale del pianeta, il diabolos, colui che è stato buttato giù, diabolus in latino, diaballos, diabolos in greco, ecco, è il ribelle, è il nemico di Dio ed è anche il nemico dell'uomo, di tutti i buoni cristiani, quindi è da lì che viene la peste, è il diavolo che la vuole, capite? Due poli di oscillazione. E allora, se è Dio che mi punisce, immagine negativa del divino, cioè Dio è giustamente padre severo, ma se lui mi punisce, che cosa posso fare? In che cosa consiste la speranza? Pensateci bene. Se Dio mi punisce, è più o meno legittimato a punirmi, no? Anche a quel punto però, non so se avete visto l'immagine, alcune immagini del Cristo pantocrato, ci sono le immagini di Cristo che può essere più o meno sorridente e benedicente, poi ci sono le immagini di Cristo che ti fanno accapponare la pelle, giudice severo, con la faccia arcigna, assomiglia un po' alla professoressa all'inglese, uno con la faccia così, no? Va bene, questo lo togliamo dalla registrazione. E allora, si fa per scherzare, no? Persona assolutamente buona, misericordiosa, però con un volto arcigno, azzurro, no? E allora quando viene il babbo che ti vuole punire perché hai fatto qualche marachella e sai che tutto sommato c'ha ragione la peccatrice sei tu, che fai? Che fai? Ti metti in castigo, come fa? Lo fa anche il mio cane, che sono animali abbastanza intelligenti. Se ha fatto la pipì,
si è fatto il pinzalone, si mette in castigo da solo, ormai è abituato, si mette lì, si muove da sotto la cosa, perché si autopunisce. O per gli uomini che sono animali un po' più sofisticati, si parla di sensi di colpa. Avete presente quanto può essere torturante un senso di colpa? E allora io devo espiare una colpa. Oh, è meglio che la espio io preventivamente piuttosto che mi prendo la peste. Allora, caro Dio, c'hai ragione, sono un lurido peccatore. Che faccio? Mi autopunisco in modo tale da evitare la tua punizione. Mi metto in punizione da solo. Da qui, per esempio, le processioni di flagellanti. Sapete chi sono i flagellanti? Quei signori che prendono le fruste. L'hai visti il film Il Settimo Sigillo? Vabbè, quindi ne hai un'idea, mo non esistono più in linea di massima, quelli che fanno penitenza, o si può fare penitenza in tante maniere, per esempio negandosi il cibo, astenendosi dal cibo, astenendosi dal sesso, diciamo un po' di penitenza è strutturale. Ma se il peccato che ho commesso è decisamente maggiore, perché la punizione che mi sta arrivando addosso è terribile, la peste, dunque magari io non mi sento così tanto peccatore, ma se Dio manda la peste vuol dire che c'è in giro qualche tipo di peccato mortale, terribile. Dunque mi autopunisco in maniera consistente, non basta più la dieta stringata, che tra l'altro non è nemmeno una punizione oggi, perché ti fa bene la dieta, un fisico veramente da paura, non è quello il punto, no? O l'astenermi dal sesso, pandemia ha fatto nascere molti meno bambini, non a caso, no? Nelle epoche di crisi sanitaria il numero, o di guerra in generale, il numero dei nati è naturalmente inferiore, ma qualcosa di evidentemente più consistente. Quindi mi punisco carnal, è la carne che è debole, è la carne che cade in tentazione, dunque mi flagello pubblicamente, quindi me ne vado in processione cantando le lodi del Padre Eterno e frustandomi la schiena. È una modalità, i flagellanti. Processioni, prendo la santa. Oh, avete mai assistito, anche voi albanesi, avete mai assistito nei piccoli paesi soprattutto alla processione? Ogni paese c'ha il suo, no? A Viterbo c'è la processione Santa Rosa, si chiama, come sa, benissimo. Allora, si prende, che si fa? Si prende la santa e la si porta in giro, la santa, la statua, l'immagine sacra, e la si porta in giro per la città, canti, laude, c'è proprio un ordine laico di incappucciati che si occupa di portare la santa e gestisce poi una serie di attività anche, diciamo, benevole, no? Caritatevoli, quindi soccorso pubblico ai bisognosi e così via. Una confraternita, mi seguite, ce l'avete presente? Allora, nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dei casi, la processione si fa quel giorno, ma la si fa, perché è il giorno della santa, o la si fa il giorno in cui è finita una determinata, come Te Deum, un ringraziamento, una determinata calamità. Spesso quando la città colpita dall'epidemia si è salvata a seguito delle preghiere ferventi della confraternita e di tutto il popolo, si porta in processione la santa per chiedere o per chiedere preventivamente la grazia o per ringraziare la santa che ha interceduto presso il Padre Eterno, presso la Madonna, che a sua volta ha interceduto presso Cristo, qua a sua volta si è rivolta al Padre Celeste per allontanare la peste da quella città. Quindi queste processioni sono memoria storica, concreta, di eventi calamitosi o del modo di reagire agli eventi calamitosi dei nostri antenati in questa o in quella città. D'accordo? Quindi culto di Maria e dei Santi, che sono gli intercessori, è il senso, è la raccomandazione, cioè, capisci, Giulia, parlare direttamente col Padre Eterno non è facile. Quello chiami, non ti risponde mai, è occupato, è Padre Eterno, è difficile. D'accordo? Puoi provare il numero verde, ma tanto non ti risponde. Chi ti risponde sono gli intercessori, quelli più bassi, no? Una volta in una struttura patriarcale, della famiglia patriarcale, in genere chi era chi intercedeva? Adesso magari a casa di alcuni di voi non è così, una volta era così. Come immagine complessiva, poi dipende dalle famiglie. Se fai qualche cosa di grave, chi è che ti viene a dare le botte?
il babbo che si toglie la cinghia e quando ritorna a casa la sera dal lavoro stanco, no? Se la prende, ah, non hai studiato, hai preso 4 in storia, maledetta, e te riempie le cinghiate. E chi è che intercede? La mamma. No, ma poverina, poverino, ce l'ha messa tutta, ma non ha avuto, c'era la febbre. Insomma, uno si inventa, come fate voi quando vi giustificate, no? Mi ricordo qualche anno fa che c'è stato uno che si era giustificato con la morte dei nonni, e sto nonno gli era morto una volta, 2 volte, 3 volte, ci ho fatto, scusa, ma quanti nonni hai? Ne puoi avere al massimo 2 dei nonni. Dice, no, era nonna. Ah, vabbè, una strage, insomma. Adesso magari era pure vero che gli era morto un nonno, non lo so, ma insomma, 3 nonni nel giro di un mese era terribile. È una tragedia, insomma, però vabbè, adesso magari era pure vero, comunque non spetta a me giudicare, ci mancherebbe altro. Ma insomma, chi è che intercede? La mamma, che si inventa una giustificazione. E allora, guardate, la mentalità è la stessa. A chi mi rivolgo per avere la grazia al Padre Eterno? Mi rivolgo ai santi locali. Oh, Santa Rosa, tu che sei protettrice di Viterbo, non lo so. Santa Barbara. Ma Santa Barbara, tu che sei protettrice dei pompieri, degli artiglieri, mio figlio si è arruolato in artiglieria, riportamelo salvo dalla guerra, a chi mi rivolgo? Direttamente a Gesù Cristo? È complicato, quello c'ha un sacco di telefonate, non mi risponde. Mi rivolgo direttamente a Santa Barbara, la quale intercede presso la Madonna, che è madre di Cristo, la figura materna è quella che intercede presso il figlio, glielo sussurra all'orecchio, che a sua volta intercede presso il padre. Oh, scusate se ho banalizzato, ma insomma la logica è questa. Strumento di Satana, con chi me la prendo? Oggi sono i Novax, no? La causa di tutti i mali del mondo, no? La giustificazione finale. Ieri erano gli ebrei, ecco gli ebrei. Perché gli ebrei? Nel Medioevo, siamo nel Medioevo, ma l'antisemitismo, no? L'antisemitismo è cosa piuttosto antica, anzi in questo caso qui l'antigiudaismo, ve ne ho già parlato, l'antigiudaismo è di tipo religioso, l'antisemitismo è più recente, risale all'Ottocento ed è di tipo razziale, ne parleremo più in là, per il momento parliamo di antigiudaismo. Chi sono gli ebrei? Sono delle minoranze, parliamo sempre di minoranze. I diversi, infatti i Novax quanti sono? 10%, ma la maggior parte ormai saranno morti, ne muoiono tutti i giorni tra atroci dolori, no? Subendo quella punizione divina, non si può parlare di Dio, la Chiesa Cattolica per fortuna tace, però ha escluso che i sacerdoti non vaccinati possano dare l'ostia, almeno questo lo ha fatto, però tace, non ci sono maledizioni divine o cose del genere. Però insomma, il nemico pubblico, deve essere in qualche maniera punito. Ora, gli ebrei sono cristiani? No, non sono cristiani, sono dei devianti, e quindi il deviante, il diverso, diverso perché ha, diciamo, gusti sessuali diversi, diverso perché appartiene a una minoranza, diverso perché è rom, quindi uno zingaro, un deviante per sua natura, diverso perché è eretico, diverso perché è una donna non sposata, oppure una donna vedova che fa cose strane, non è, diciamo, il suo statuto di donna non è regolamentato, perché la donna è proprietà dell'uomo, prima come figlia, poi come moglie, e poi al limite è come vedova, ma riconosciuta all'interno di una famiglia, mantenuta, eccetera, eccetera. Tutti questi personaggi sono visti di malocchio, e allora vengono scaricate le colpe pubbliche, anche le colpe della mala gestione politica, evidentemente. Quindi scoppi di ira verso queste minoranze, quindi ostilità anti-ebraica. Perché si diffonde la peste? Perché ci stanno questi ebrei maledetti che contaminano le ostie, sono nemici di Cristo, o vanno in giro ad ungere gli untori, untore, perché ungono con olio maledetto, c'è l'olio benedetto che è quello della crisi, e poi c'è l'olio maledetto che diffonde il morbo, no? Quindi ti lasciano una striscia di sporcizia sulla porta. Chi ce l'ha messa? L'ebreo tutto il tempo, maledetto, no? Una striscia di muco di un Novax davanti alla porta di casa, chi può essere stato? L'ho sentito, l'ho visto starnutito lì. E quindi che faccio? Vado alla porta davanti, gli busso e gli entro con lanciafiamme e la faccio finita, no? E questa è l'idea. Quindi l'ostilità anti-ebraica, lo spieghiamo, ovviamente sto scherzando, ma insomma, facciamoci una risata che ci sarebbe poco da ridere.
Allora, la peste, dunque, dicevo, prego. Sì, allora, quella è un'altra cosa interessante, è un pregiudizio duro a morire, no? Gli ebrei hanno fondamentalmente due problemi, ovvero due peculiarità, due segni, ovviamente a livello storico, due segni distintivi. Il primo segno distintivo è che sanno leggere e scrivere, sono generalmente più colti della maggior parte dei cristiani. Perché? Perché la loro religione gli impone di leggere i testi sacri, come farà poi Lutero con i cristiani. Quindi, per sapere, per leggere i testi sacri, la parola di Dio, devi imparare a leggere e scrivere. Scusate se è poco. La maggior parte dei cristiani sono analfabeti e rimarranno tali nei secoli dei secoli. La riforma protestante, poi, e l'invenzione della stampa rappresenteranno uno spartiacque importante, ma per il momento la maggior parte sono analfabeti. Quindi sono dei pericolosi intellettualoidi sotto un certo punto di vista. Due, gli ebrei praticano l'usura, ma non è vero, in realtà, perché i grandi banchieri, quelli che hanno inventato il capitalismo, il prestito usura, ma che sono ebrei e chiaramente sono cristiani, ma che i medici erano ebrei, cristiani si fa per dire, ma insomma non è che l'hanno inventato loro. Però c'è un fondo di verità. Perché nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, poi anche nel Basso Medioevo, la fonte di ricchezza fondamentale è la terra, l'economia, un'economia prevalentemente agricola. Quindi è ricco chi ha il possesso della terra. Gli ebrei, che sono diversi e devianti, non possono comprare, né vendere, né possedere la terra. Dunque sono esclusi dal possesso della terra. Per vivere, che altro gli rimane da fare? Attività minore, oggi diremmo terziaria. Oggi il terziario è prevalente, peraltro, compravendita di stracci, molti sono straccivendoli, ma anche nel ghetto di Roma, molti che erano tutti ricchi e banchieri, ma pochissimi, ma quasi nessuno, la maggior parte erano poveri disgraziati, quelli che vendono i ferri vecchi, gli straccivendoli, sono mestieri che non esistono più, vanno barattando delle cose, si occupano di mercanzie, ma che altro possono fare per campare? E prestano anche quelli ricchi, facoltosi, prestano anche il denaro a usura. Prestano il denaro a usura, poi qual è il limite dell'usura è molto discutibile. Da qui questa impronta negativa, no? Che in realtà deriva da un torto, da una menomazione politica, economica, eccetera.